un volto nuovo come quello degli Ottica Lippari, che hanno veramente la prospettiva di vincere questo torneo. Una squadra nuova iscritta alla Squadra di Gaffarini, che subito si incunina, cerca i colpi da cover nessuno. È un ritornissimo, un super ritorno, quello dei Popcorn di Davide Sgroi e Alessandro Valle, che torna finalmente a giocarsi un torneo di primordie come la Lega Fair Play Clausura, che comincia oggi sabato 5 ottobre. L'attesa è finita, comincia il torneo, uno dei più attesi dell'anno, insieme proprio appunto alla Clausura, ed è la sfida tra dei veterani quali Popcorn e il rosa nero degli Ottica Lippari, che davvero hanno una formazione di primo ordine. Vi diamo un benvenuto, buon pomeriggio qui da Federico Aldarella. Andrà Barraco alla mia destra, la sterzata viene verso al centro verso il campo, il colpi tacco per Albertanello, che non vuole girarla subito, stoppa, scherza un po' con palle, lo tunnelizza Albertanello, ancora una finta, ci sono cascati anche noi, poi tira, palla sul fondo, grande qui, giocata. Consiglio, palla per la mantia. Davanti al pallone in profondità per Russo, per la stoppa, Russo contro Casamirra, Russo tunnel che però non va, non si deposita in rete per una fortuna deviazione del numero 1 del Popcorn, sempre più vicino al gol dell'1-0. Graffagnini, vedendo che andrà la conclusione, invece un servizio morbido per la mantia che la mette in mezzo, Russo palo clamoroso, il palo di Russo per Algo Graffagnini, apertissimo, mette il cross per Marco Russo, è uscito bene Casamira che blocca, adesso occhio perché un 3 contro 2, largo c'è Fileccia, Valle invece va da Pericone che è attento, palla per Valle, sinistro, fintato, va da Fileccia, Fileccia supera Cerevo Popcorn che approfitta della ripartenza, 3 contro 2, Valle finge il sinistro, lo offre a Fileccia che segna il primo gol di questo super big match. Benvenuti e bentornati. Dai al Spacchi la mantia, non sa, senti ricominciare, trova l'argonello, Pericone ferma tutto, Pericone, e stavolta non può sbagliare, 0-2, 1-2 terribile dei Popcorn, e stavolta l'ingenuità degli Ottica Lippari è clamorosa, perché ma Pericone sotto la barriera, buca tutti, buca barriera e Micciche. Anello, accelera Anello sulla sinistra, va in mezzo per Marco Russo, Valle pulisce ma lo stesso sporca, ma alla fine riesce a uscirne, poi perde contro il pallone, Anello recupera, 1 contro 2, Anello cerca il diagonale che non va a infia, saltato secco Valle, si allarga, mette in mezzo, arriva Anello che controlla, va col destro Anello, cosa ha fatto Costa che è scivolata, mette in mezzo, oh Peppe sei un muro Peppe, va lì in mezzo, incredibile, non è vero quello che è successo con Casamira che ha toccato, che lì non c'è nessuno, riesce a servire Pericone, adesso sono avanti Popcorn però troppa sufficienza da parte di Pericone. Adesso è 3 contro 2 con Graffani che trova Anello che prova a girarsi di tacco, Anello! E trova un gran gol di tacco, è arrivato il tanto atteso gol. Però sono sotto di 2 gol, 1-3. Ci vuole un guizzo di qualche suo giocatore con la tecnica. Calcianello Casamira, questa è una gran parata perché l'ha vista.